Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video e oggi c'è un po' di sole quindi sono riuscita a registrare un video decentemente. E oggi volevo fare il video tag sui 6 prodotti che non ricomprerò mai perché non mi sono piaciuti, non mi ci sono trovata bene e non ricomprerei. Alla numero 1 della mia classifica c'è questa. Questa cipria, diciamo, della Essence bianca compatta, che io ve la sconsiglio perché sulla mia pelle la lascia molto granulosa e non mi piace l'effetto che mi lascia. Quindi questa è proprio bocciata al 100%. Poi, secondo prodotto che ho acquistato e che devo dire ho usato una volta e mi sono rifiutata di riusare è questo gloss che ho acquistato della The Color Workshop e io l'avevo acquistato all'interno dell'S Lunga e non mi piace assolutamente perché, allora, il colore è anche carino, nel senso, vedete, è comunque un rosso molto acceso. Il problema è, sono un bel po' i problemi. Il primo problema è che appiccica. Io odio, allora, nel senso, il lucidalabbra è molto bello, da vedere è molto carino. Ma il problema è che, ora non so se si vede, ma lascia giù proprio dei filamenti che non sono per niente carini sulle labbra. E si sente già proprio anche quando lo tiri fuori, che è tutto gnocco. Quindi immaginate di avere questa cosa gnocca sulle labbra. Cioè, la ti giro così. È una cosa assurda. E quindi, cioè, diciamo che come colore è anche carino, perché comunque è un rosso molto acceso. Se a uno piacciono questi tipi di colori molto forti, va bene, il problema è che è appiccicoso e proprio è gnocco sulle labbra, cioè è troppo corposo come lucidalabbra. Quindi non l'ho mai usato perché a me piace avere comunque le labbra libere e sapete anche voi che se avete il ragazzo mettere il lucidalabbra è un'impresa. Figuriamoci a mettere un coso così che ha 13 strati di lucidalabbra, cioè il vostro ragazzo rimane attaccato proprio così. Su di voi, e magari è l'effetto anche che volete, però non so se è il modo giusto di approcciarsi. Quindi evitiamo di mettere questo lucidalabbra quando siamo in compagnia di un fidanzato o robe varie. Poi, alla terza posizione, che in moltissimi video io vi avevo già detto che vi sconsigliavo, è questo diciamo fondotinta della Essence in mousse. Che io avevo già provato, vedete, ma solamente provato, perché poi mi sono rifiutata. Io l'ho provato su una mia amica e era venuta qua da me un giorno e gli avevo detto: guarda, ho comprato questo, se vuoi provarlo, perché a me assolutamente non piace sul mio tipo di pelle. Allora lei mi ha detto: no, vabbè, fammelo provare. E lei l'ha provato e comunque su di lei non lascia la stessa cosa che lascia su di me. Quindi mi dice applicane pochissimo, io ne applico anche pochissimo, ma già su. Beh, adesso non si vede tantissimo qua, ma io se lo applico già qua sulla pelle, lascia lo stesso anche questo dei granuli compatti, ma queste cose qua non mi piacciono, a parte che ce l'ho da un po' di tempo, però non penso sia andata male perché l'ho preso da un annetto, ma neanche forse, tra l'altro mai aperto, per cui non penso. Ma comunque all'inizio aveva la stessa consistenza di adesso. Quindi questo fondotinta in mousse viso ve lo sconsiglio. Però anche qua appunto dipende dal tipo di viso, dal tipo di pelle. Insomma, sul mio ad esempio non va bene. Quindi secondo, terzo prodotto bocciato. Il quarto prodotto è sempre un fondotinta. Questo qua, fluido della L'Oreal. Che questo devo dire mi dispiace tantissimo di averlo bocciato. Perché sapete che è un problema comune di tantissime ragazze cercare di individuare il tipo di fondotinta adatto al proprio colore della pelle, in modo tale da non fare questi tipo maschere, cerone. A volte vi capita tantissimo di andare in giro e vedere queste ragazze che hanno bianco il collo, marrone scuro la faccia e cioè non si possono vedere. E allora, sotto consiglio di una mia amica, mi ha detto: guarda, io mi trovo benissimo con questo, costicchia perché questo l'ho pagato. L'ho pagato tanto, però mi hanno detto provalo perché mi trovo molto bene. Non sapendo che tipo di fondotinta scegliere, ho detto proviamolo. Appunto, ci siamo proprio cannati alla grande perché non mi piace come sta. Prima di tutto ho sbagliato tonalità. Se
Quindi, errore mio, nel momento in cui l'ho provato, pensavo che era il tipo di tonalità giusto. Questo, adesso non so, fondotinta infusione di luce, tecnologia Lumiere, no. Dà un colorito perfettamente uniforme, non lo so, non lo so. Forse c'era la targhettina, ma si è staccata. Comunque, io adesso ve lo faccio anche vedere qua, ma a parte che è troppo liquido. Questo lo boccio innanzitutto perché è troppo liquido. Cioè, nel momento in cui l'ho provato mi sono rifiutata anche di stenderlo perché sembrava acqua. E quindi non mi piace come stesura del prodotto. Ah sì, c'era scritto qua che tipo di rose, boh, non lo so, perché si è staccato. E quindi niente, io questo ve lo boccio e anche se comunque magari se uno lo prova su una tonalità più simile alla sua può magari meglio dire se bocciarlo o no, però io lo boccio. Poi, quarto, quinto prodotto che boccio è questo eyeliner della Deborah che ho acquistato un pochetto di tempo fa. Che ha questo pennino così. Io da qua ho iniziato a odiare gli eyeliner. Poi ne ho trovato uno che più o meno riesco a far andare bene. Ma questo assolutamente non mi piaceva. Non riuscivo a stendere in nessun modo l'eyeliner. Mi si piegava tutto il pennellino. Non si incorporava soprattutto bene il prodotto sul pennellino. Quindi ogni volta che andavo a stendere il prodotto risultava sempre secco, era già secco quando l'ho comprato praticamente. Non so se è diciamo, un difetto di fabbrica, ma non penso. Quindi io con questo non mi sono trovata bene. Dopo ne ho provati anche altri, della Essence così, e della Essence mi trovo anche meglio. Però questo black eyeliner io lo boccio. L'ultimo prodotto che boccio, che però è bellissimo, ma è un casino. È questo smalto della Essence che avevo acquistato un po' di tempo fa e che avevo già detto che non mi piaceva per un po' di motivi, nel senso, questo smalto si può utilizzare secondo me benissimo anche da solo. Questo qua ha tutti i brillantini e basta. Si vede. È solo tutto brillantinoso, tutto tanto brillantinoso. Ed è bellissimo, io ho provato a metterlo e dà un effetto sulle unghie bellissimo. Il problema sorge dopo, come toglierlo? Non posso passare metà della giornata col solvente a togliere lo smalto. E con questo bisogna farlo. Io ho dovuto, non sono mai riuscita a toglierlo questo, in realtà, perché cioè, praticamente è andato via da solo, ma ora che andava via io ci mettevo sopra altri smalti perché non riuscivo a togliere dei pezzettini di brillantini che mi rimanevano attaccati alle unghie e quindi continuavo a spalmarci su altri smalti e coprendo comunque quelli che rimanevano sotto e piano piano poi mi sono andati via tutti. Però è davvero un'impresa ogni volta togliersi questo smalto, quindi cioè è carino, però non ve lo consiglio. Quindi nulla, questi sono i prodotti che boccio, che io personalmente non ricomprerei. E se volete lasciare commenti qui sotto per dirmi cosa ne pensate, mi farebbe piacere. Io vi mando un bacio e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ragazze!